Buongiorno a tutti. Allora, vediamo la situazione del germinatoio. Ho collegato Arduino per la ventilazione perché c'è un caldo della Madonna, andava sempre la ventola adesso. Sono le 7:30 di mattina, ci sono già 24 gradi qua. Questo è il time, vedete 7:28. Questi qua sono i vari interruttori delle luci. Ok? Allora, partiamo da qua. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo qualche moscerino, poi abbiamo melanzane e peperoni, poi questi qua sono l'ennesima semina di pomodori che sta fallendo di quei semi che mi avevano dato vecchi. Qua invece c'è sempre, questi qua invece li ho seminati più superficiali, vedo se cambia qualcosa, e qua c'è un pomodoro, vedete? Due. Beh, qua ci saranno non so quanti semi, veramente tanti. Ok, poi andiamo avanti. Allora, questi sono i pomodori che mi hanno preso. Non so, questi sono erbacce, questi due qua, me ne sono accorto dopo, ma me li devo togliere. Questa credo sia una mela che è nata spontanea. Allora, qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 su non so quanti. Allora, questo è il basilico che mi aveva mandato Alessandro, basilico evolutivo, nato da Mazza, ne sono nati pochissimi. Poi, questa qua è una cipolla che non è, c'era la semente sempre di Alessandro, La Fuente, credo che si chiamasse. L'ho seminata fuori, non è nata niente. Qua ne sono nate 4, 5, vedete, ma adesso dopo le ripicchetterò fra un po'. Poi erba cipollina della Veronica, origano, vedete, quando la semente è buona la roba nasce. Ok, poi qua abbiamo melanzane, peperoni, vedete anche qua. Andiamo avanti, qua c'è il casino di casa della Madonna. Comunque vedete sempre peperoni, vedete peperoni qua, peperoni qua. Peperoni, tutti peperoni, meno male. Nei vasetti grossi, questi qua li devo ancora ripicchettare, sono molto attaccati ma non sapevo dove metterli. Dopo li userò da backup, sono delle melanzane e dei peperoni, vedete. Poi abbiamo altri peperoni, tutti peperoni, perché non sono mai riuscito a far nascere i peperoni in vita mia, e allora ho detto dai, seminiamoli molti, che tanto non vengono, dopo ci sarà, ne verranno pochi. Ce ne saranno 70-80 qua, perché contate 2, 4, 5 per fila, 10, 20, 30, 40, 60-70 ce ne saranno. Adesso studieremo cosa fare, un po' li devo dare via al papà della Veronica. E dopo pian pianino troveremo una sistemazione, perché volevo mettere giù un po' di pomodori, altri pomodori. E comunque il progetto funziona bene. Devo ringraziare l'Elena e Maurizio, che l'hanno fatto loro il progetto, cioè l'ha fatto Maurizio, l'Elena me l'ha mandato, ed è un progetto che funziona, via. Ci tenevo a dirlo tutti, vedete il solito cassone lungo con le lampadine, regolabili in altezza con le clip o movibili in un senso o nell'altro, vedete, svitando il bullone. Poi vabbè, la ventilazione, ma adesso non serve. Vedete, questa qua è da dentro, vedete. Buona giornata a tutti, ciao.